si mistifica la realtà. Noi parliamo per atti, io ce l'ho qua il suo piano di riequilibrio, non è che mi sto inventando niente. Esternalizzazione e internalizzazione, quindi chiusura della STS, non nuove cose. Sfiducia di Spalletta, io le ricordo che sono stata io sfiduciata da quell'allora sindaco. E lei è andata dal notaio, adesso è diventata un'onta. Lei è andata dal notaio, dal segretario comunale, era la stessa identica cosa. La stessa identica cosa. Non ci provi, lei non può usare due pesi. Lei è stato abituato nella sua vita a usare due pesi e due misure. E questa cosa in quest'aula noi non gliela consentiremo. Lei è andato comunque a sfiduciare con una firma. E basta con questa mistificazione, lei è stato come gli altri, uguale, basta, e non continui col fatto personale, perché qui di fatti personali è quando ci sono offese, e finora le offese le abbiamo sentite solo da lei, perché non è in grado di tenere un discorso coerente, perché qui fa tutto il bello e poi attacca, la pianti, la conosciamo. Quella STS la volevate chiudere, noi siamo su un'altra linea, diciamocela, abbiamo vedute diverse, certo, abbiamo vedute diverse, perché il dissesto lo potevate dichiarare appena entrati e non l'avete fatto, perché giustamente la sua battuta costante, ma che sono sempre tutti divertiti, che muori, voi io dichiaro il dissesto, sì, arriviamo noi e dichiariamo il dissesto, non ci divertiremo? Non è un problema, noi abbiamo affrontato questa cosa con serietà. E con questa storiella del notaio, delle dimissioni, del fatto che noi abbiamo chiuso un'amministrazione, ci siate sempre voi, io ho amministrato questa città, molto meno di lei che sta qui dal 2004, ma anche meno del consigliere Angelindo Forlini e meno del consigliere Angelo Antonio, io ho seduto nei banchi di maggioranza, meno di loro, quindi non ci provi. E basta con questa storia, faccia i nomi, lei ci stava in quelle amministrazioni, qua non c'era nessuno seduto dal 2004 in poi, lei ha fatto quelle scelte, lei rappresenta la continuità con quella storia, lei con tutte le scelte fatte dal 2004 lei sedeva sempre là, sempre in maggioranza, le scelte le ha fatte lei, lei rappresenta la continuità con quella storia, io non c'ero, ho amministrato in maggioranza 2 anni rispetto a lei che sono 15 anni che amministra sta città, il dissesto se lo sente sulle spalle, così come ce ne stiamo prendendo noi la responsabilità, non faccia il finto tonto, noi abbiamo cercato di risanare con un piano in 20 anni, ma chi vuol prendere in giro? Piano in 20 anni, doveva dichiarare il dissesto se aveva il coraggio, ma non ce l'aveva. È questo il problema, ci si chiede di azzerare la giunta, qui c'è una squadra, qua c'è una squadra che si prende le sue responsabilità, se voi ballavate ogni 3x2 perché non avevate una maggioranza solida, non è una responsabilità nostra, è la responsabilità di chi ha voluto fare il sindaco a dispetto dei santi, mettendo insieme il diavolo e l'acqua santa. Quindi quando noi rivendichiamo di essere un'amministrazione di centrosinistra, lo rivendichiamo per coerenza, perché lei ha fatto finta di essere civico e metteva dentro il diavolo e l'acqua santa. Ed ecco i risultati, un'amministrazione che non si è tenuta, perché se questa amministrazione ha portato avanti in 7 mesi tutte le cose che erano ferme, in particolare, lo dico con orgoglio, l'urbanistica, perché con voi non si riusciva a muovere la paglia, perché santa miseria stavate sempre a litigare, sempre. Siete state l'amministrazione che ci ha avuto più passaggi tra maggioranza e opposizione della storia dei Frascati. E allora basta, allora la pianti lei di mistificare la realtà, la pianti. Perché se qualcuno si deve sentire la responsabilità di questa situazione, quella è proprio lei. E invece mi pare che continua qua a giocare al fatto che è stato quello che invece ha risanato sto comune. E per fortuna, gliel'hanno bocciato sto piano di riequilibrio. No, ha detto esattamente questo. Ha continuato a dire che la responsabilità è del PD, perché quelli che hanno fatto sfiducia a Spalletta. Basta con sta cantilena, basta. Ma guardiamoci in faccia, guardiamo in faccia la realtà di un comune in difficoltà che dobbiamo risanare in 5 anni, prendendoci tutti noi, perché voi non lo farete, tutti noi la responsabilità di questo risanamento, non in 20 anni, non in 20, quando tutto quello l'hanno bocciato.
gliel'hanno bocciato perché metteva tutto il ripiano nell'ultimo decennio, quando lei non ci sarebbe stato più. Quindi non ci prenda in giro, l'ha studiato per godersi gli ultimi anni e dare il problema, lasciarlo alle generazioni future. È questa l'irresponsabilità che noi non accettiamo, e noi in 5 anni questo comune lo dobbiamo ripianare. Quindi è questa la falsità che io non posso accettare in nessun modo. E noi lavoreremo per riuscirci, perché è il nostro obiettivo, perché siamo qui per 5 anni di mandato a fare questo. E non accetto, non lo accetto, che invece è un piano timido che dovrebbe dare chissà che speranze, perché noi siamo realisti, che è la prima cosa, perché a noi ci costa tutto questo piano, ma lo dobbiamo fare. E ripeto, non accetto neanche tutte le critiche, le mistificazioni sulla STS. Noi abbiamo una visione e lei ne ha un'altra. Rimaniamo sulle due visioni opposte, non sull'incoerenza. Grazie. Grazie, grazie sindaca.